Buongiorno, ho un orecchio tappato, sento la voce che rimbomba. Che fastidio. Comunque, ok, mi sono soffiata il naso per cercare di stappare l'orecchio, si è tappato anche l'altro. Perfetto. Comunque, oggi è lunedì e sono le 9. Francesco non è andato a scuola neanche stamattina. Perché? Praticamente sabato vi avevo detto che stavo meglio. Infatti stavo meglio. Domenica, cioè ieri pomeriggio è stato male di intestino. È andato in bagno più volte, ha preso l'Imodium e quindi mi ha chiesto di rimanere a casa anche oggi. Anche perché stamattina avevo un'interrogazione programmata e ieri, stando così, non se la sentiva di mettersi a studiare, poi avrebbe dovuto fare la doccia, che è il problema di quando salta dei giorni di scuola e il rientro torna ad essere difficile. Siccome stava andando bene, era più tranquillo, adesso torneremo indietro. Lo so già, e domani sarà un dramma. Allora, sono le 11 e Marco è andato al lavoro. Io qualcosina in realtà ho già fatto stamattina e ho spolverato, ho iniziato con l'aspirapolvere che si è scaricata. Ho fatto due lavatrici, mi sono quasi messa in pari con la roba da lavare. Adesso vado a dare una passata ai bagni, poi finisco con l'aspirapolvere, do una lavata al pavimento e basta. È stranissimo il fatto che la portinaia sia completamente sparita, non mi abbia più fatto sapere niente di niente. E non so se magari mandarle un messaggio e chiederle come va, tutto a posto, o lasciar perdere, boh, non lo so. Per pranzo mi sono fatta i panzerottini pugliesi, forse sono troppi tutti però. Ok, ne ho mangiati circa metà, questi casomai ci faccio una merenda dopo. Allora, ho avuto un'illuminazione mentre mangiavo, visto che stavo mangiando i panzerottini pugliesi. La mia illuminazione è stata fare la pitta di patate per cena, però prima devo controllare di avere tutti gli ingredienti. Vediamo un po'. Allora, cipolle. Vorrebbe sicuramente di più, ma vabbè, ce ne possiamo anche far bastare. Poi capperi, olive ce li ho, pangrattato ce l'ho, patate ce l'ho, formaggio ce l'ho, le uova non ce le metto, non ce l'ho e non ce le metto. Quindi si può fare, si può fare. E come prima cosa sarà il caso di bollire le patate. Ho messo a bollire le patate, io intanto preparo già anche il sughetto. Allora, andiamo a preparare un sughettino con cipolle, capperi, olive nere e ci andrebbe la polpa di pomodoro, ma a me non piace molto, quindi metterò la passata di pomodoro. E cipolle ne ho solo tre, sono anche abbastanza piccoline, però me ne faccio bastare. Cioè, cipolla ce ne va proprio tanta solitamente. Oddio, ho tagliato solo mezza cipolla. Ah! Sto già lacrimando. Ok, mi sono un attimo allontanata che stavo per bruciare. Comunque adesso aggiungo capperi e olive, quantità approssimative, così ultimamente. Allora, saranno un paio di cucchiai di olive e un paio di cucchiai di capperi all'incirca.
faccio soffriggere un po' e aggiungo del pomodoro. Ok, ho aggiunto la passata di pomodoro, ci metto un po' di origano. Io il sale non ce lo metto perché comunque sono i capperi e le olive che sono già salati, secondo me sono appena troppo salato. Ok, lascio cuocere le patate, avranno ancora un po' di cottura. Il sughetto lo lascio cuocere una decina di minuti e nel frattempo finisco di caricare il video. Ho messo il sugo in un colino e lo lascio lì a sgocciolare, a raffreddare, di modo che la parte più liquida del sughetto, e poi la vado a mischiare all'impasto con delle patate. È iniziato a piovere, così, ma di brutto anche. Oggi speriamo che non piova domattina. Domani mattina Francesco deve tornare a scuola e a piedi, quindi perlomeno niente pioggia, per favore. Qui è tutto pronto. Le patate le lascio raffreddare, il sughetto sta anche questo raffreddando e sgocciolando. Sono le 4:20, io andrei a chiedere a Francesco se miracolosamente volesse fare i compiti, così da toglierci questo pensiero. Proviamo, ho dei seri dubbi. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto i compiti. È stata dura, ma l'ho convinto. E adesso sono Olaf che arriva di corsa. Sono le 4:15, quindi quasi quasi mi metto a fare merenda, così poi dopo con calma continuo con la preparazione della pitta, la sua posizione preferita. Procediamo con la preparazione della pitta. Allora, prima di tutto schiaccio le patate. Io ne ho fatte 1,5 kg, ho abbondato, perché ho sempre paura che non mi bastino per coprire. Una volta schiacciate le patate, vado ad aggiungere il sughetto che è gocciolato, questo qui, formaggio grattugiato, un bel po', e come si chiama? Pan grattato, sale, pepe, se volete mettete un uovo, io non ce lo metto perché non ce l'ho e mi piace senza. Qui ho tutto pronto e metto un po' d'olio, cospargo bene di olio la teglia, metto circa metà impasto, lo schiaccio bene. E per schiacciare aiutatevi con l'olio, bagnandovi le dita con l'olio. Successivamente vado ad adagiare il sughetto e poi l'altra metà di patate sopra. Comunque, procediamo. Ok, meno male che ho abbondato con le patate, perché per me la parte difficile rimane sempre quella della copertura, come potete vedere, però dai, tutto sommato è andata bene. Ora spolveratina di pan grattato e poi in forno per circa 30-35 minuti a 180 gradi. Ok, ho avviato la lavastoviglie adesso. Quando finirà la lavastoviglie andrò a fare la doccia, dopo la doccia accenderò il forno, una cosa alla volta. E Olaf mi segue. Ho dovuto interrompere la lavastoviglie perché sono le 6 e sennò quando vado a fare la doccia e magari cuocio la pitta prima e poi faccio finire la lavastoviglie. Ok, docciata, pigiamata, che meraviglia. Adesso accendo il forno, faccio cuocere la pitta e dopo farò finire la lavastoviglie, perché sennò... Ok. Ok, inforniamo. Tadan! Pitta sfornata. Marco non sapeva niente che stavo preparando la pitta per cena. È appena entrato ho detto: che è sto profumino? E sorpresa, ho fatto la pitta. Speriamo sia buona oltre che profumata. Beh, direi che è piaciuta. Io vado a dormire, vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.
Mm.